Buonasera a tutti, ben trovati al nuovo aperitivo dialogato dell'Associazione Alunni ed Ex Alunni del Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione. Quest'oggi parleremo di crisi europea e nazionale dei migranti alla prova del Covid-19. Modererà l'incontro il dottor Flavio Valerio Virzì, ricercatore in diritto amministrativo alla Sapienza Università di Roma. E prenderanno parte all'incontro il professor Paolo Morozzo Della Rocca, ordinario di diritto privato dell'Università di Urbino, e l'avvocato Francesca Pesce, del foro di Crotone, esperta in diritto dell'immigrazione e in diritti umani. Lascio dunque la parola, ringraziando tutti per la partecipazione, al dottor Flavio Valerio Virzì, che modererà l'incontro. E ricordo a tutti che la nuova edizione del Master è pronta a partire. Ci vedremo il prossimo mese, come sempre, a Macerata e ad Urbino. Grazie a tutti e buon aperitivo. Buonasera, grazie Cristiana, ringrazio tutti gli organizzatori dell'evento, l'associazione tutta per il piacevole coinvolgimento in questa iniziativa. Oggi parleremo di crisi europea e nazionale dei migranti alla prova del Covid-19, due temi di evidente attualità, uno è la crisi dei migranti, l'altro la crisi pandemica, due temi che si intersecano. E possono essere letti l'uno attraverso l'altro. In particolar modo, noi cercheremo di rileggere la gestione migratoria attraverso il prisma, diciamo così, della crisi pandemica, per interrogarci in che termini, qual è l'impatto che ha avuto la crisi pandemica, ma anche le politiche, diciamo, di gestione della stessa crisi sulla gestione migratoria. Può essere rappresentato come un'occasione per il ripensamento della gestione migratoria, come un banco di prova, diciamo, dei limiti della gestione migratoria, oppure può essere rappresentato anche come un pretesto per l'ennesima torsione, securitaria. Ne parleremo, come sapete già, con l'avvocata Francesco Pesce, col professor Paolo Morozzo Della Rocca. Do, volentieri la parola all'avvocata Francesca Pesce. Che ringrazio. Buonasera a tutti, grazie a voi ovviamente per l'invito e gradito anche perché il tema è sicuramente attuale e poco trattato. È ovvio che la crisi provocata dalla pandemia ha avuto un effetto, avuto tanti effetti, non solo sulla gestione delle politiche migratorie, ma soprattutto sulla, impattanti sulla vita quotidiana delle persone. Vuoi perché la gestione in sé della crisi pandemica ha avuto enormi limiti e problemi che i paesi non sono stati in grado di risolvere o comunque non completamente, poi perché andava ad inserirsi in un contesto già molto provato, quale quello della gestione dei flussi migratori e delle politiche migratorie dell'Italia come dell'Europa. In piena crisi pandemica, quindi nel settembre scorso, la Commissione europea ha depositato la proposta del nuovo patto su immigrazione e asilo, che ovviamente è una proposta che dimostra come l'Europa abbia scelto di continuare a gestire la questione migratoria non solo in via emergenziale, ma soprattutto seguendo il paradigma della paura, perché i tre pilastri sui quali si fonda il patto immigrazione e asilo sono la collaborazione con i paesi esterni all'Unione Europea nella gestione dei flussi migratori, e questo ovviamente significa andare a rinsaldare quei rapporti di esternalizzazione delle frontiere con la Libia, con la Turchia, che sono paesi che non si sono certamente distinti nella gestione dei flussi migratori, né il metodo e lo strumento dell'esternalizzazione delle frontiere ha dimostrato di essere uno strumento valido,
sia in termini di gestione dei flussi migratori in sé, ma soprattutto in termini di rispetto dei diritti umani. E il controllo e la gestione delle frontiere, ancora non solo da parte di Frontex, ma da parte di fantomatiche, forse nuove agenzie che dovrebbero entrare in campo, con tutti i limiti ovviamente che Frontex o agenzie di questo tipo hanno dimostrato, soprattutto nel rispetto dei diritti fondamentali. E il terzo pilastro è la solidarietà tra gli stati nella ripartizione delle procedure di rimpatrio. In quest'ottica è ovvio che le politiche migratorie, già fortemente compromesse dagli accordi dei singoli stati con la Libia, così come dall'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, e definito un accordo tra i singoli stati e la Turchia, poi dalla Corte di Giustizia Europea, ma comunque un accordo nato in sede europea, dimostra di voler proseguire su quella linea, quindi la linea securitaria dell'esternalizzazione delle frontiere, una linea che risponde alle paure e che non affronta ovviamente il problema migratorio in maniera sistematica. Il problema migratorio ormai credo che sia diventato abbastanza notorio, non è un problema emergenziale, è un problema organico, sistematico, e come tale andrebbe affrontato. In quest'ottica è considerata tutta la volontà dell'Europa di muovere in questo senso, addirittura di rafforzare questi accordi win to win con paesi come la Turchia o come la Libia, dove il rispetto dei diritti umani è ovviamente molto compromesso, a maggior ragione nei confronti della popolazione migrante. E la gestione italiana della questione migratoria in tempi di pandemia non ha certamente brillato per meriti, né nel metodo né nel merito. Uno, perché ovviamente prima del dicembre dello scorso anno, del 2020, ancora erano in vigore le leggi che avevano convertito i decreti sicurezza, soprattutto il primo decreto sicurezza, con tutti i limiti che quella normativa ovviamente aveva comportato, soprattutto in termini di sistemazione dei migranti nel sistema di accoglienza, scusate la cacofonia. La devastazione operata da quelle norme nei confronti del sistema di accoglienza diffusa, dello SPRAR, che era in realtà il fiore all'occhiello dell'esperienza di accoglienza sviluppata in Italia e che l'Europa aveva chiesto all'Italia di spiegare e implementare. Bene, la devastazione di quel sistema e l'esclusione dal sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ha portato un numero enorme di persone a essere estromesse dal sistema di accoglienza. Questo ovviamente significa essere estromesse anche dall'accessibilità ai diritti, alle cure, il vincolo dell'iscrizione anagrafica, poi fortunatamente eliminato dalla Corte Costituzionale nel luglio dello scorso anno, ha avuto tutta una serie di effetti negativi, soprattutto in tempi di pandemia, perché l'accesso ai diritti è diventato estremamente più difficile nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, perché ovviamente la crisi pandemica e il rischio pandemico ha costretto le commissioni territoriali a non svolgere le audizioni, a rinviarle, quindi a mantenere i richiedenti protezione internazionale in un limbo che si è protratto per più di un anno. Oggi si stanno svolgendo le audizioni in sede di commissione che erano state fissate lo scorso anno, quindi un anno in più protratto nell'incertezza sul proprio status giuridico, che ovviamente non è un qualcosa di secondario nella quotidianità e soprattutto nell'accesso ai diritti. E fermo restando che poi ovviamente ci sono state ulteriori prassi peggiorative, di fatto anche la modifica di quelle norme contenute nel decreto sicurezza attuate con il decreto
convertito poi in legge con il decreto Lamorgese, non hanno a tutt'oggi una piena applicazione. Uno studio molto recente ha dimostrato come moltissime questure non abbiano non siano in grado di fornire i dati sulla regolarizzazione, regolarizzazione che in realtà è estremamente in ritardo nei tempi, e nonostante sia rivolta poi a un numero molto ristretto di lavoratori migranti che operavano a nero, con tutti i limiti strutturali che quella regolarizzazione aveva, l'esclusione di moltissime categorie di lavoratori e la mancanza assoluta di controlli, soprattutto nell'opera del ricatto dei datori di lavoro nei confronti del lavoratore. E nessuno ha immaginato, il che è estremamente grave da parte di un governo, nessuno ha immaginato che in realtà il contributo per la regolarizzazione previsto poi venisse effettivamente versato dal datore di lavoro. Molto spesso è oggetto di ricatto e abbiamo verificato che nel 90% dei casi è il lavoratore che si fa carico di quel contributo, fermo restando che invece si trattava di una sanatoria che andava a sanare non certo la posizione irregolare del lavoratore, quanto condotta illegittima e illegale del datore di lavoro. Quindi, al netto di tutte queste incapacità nell'attuare le normative che invece erano necessarie in questo particolare momento storico, si sono aggiunte poi una serie di difficoltà, come ovviamente la chiusura delle frontiere, l'impossibilità per i lavoratori migranti, soprattutto quelli che hanno magari la necessità di spostarsi in altri stati per poter svolgere l'attività lavorativa, e che quindi si sono trovati in una condizione ulteriormente peggiorativa da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, e l'accesso alle cure, che già di per sé è estremamente difficoltoso per le persone migranti, ha subito un'ulteriore battuta d'arresto, vuoi perché ancora oggi moltissime strutture territoriali faticano a procedere all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anche in assenza dell'iscrizione anagrafica, nonostante sia previsto dalle norme, e vuoi perché molto spesso si fatica a riconoscere lo stesso livello di accesso al diritto alla salute per i minori soggiornanti irregolari equiparato a quello dei cittadini italiani, vuoi perché le donne in gravidanza molto spesso sono private di quel permesso di soggiorno che invece gli spetterebbe loro in virtù dello status di gravidanza o nei 6 mesi successivi al parto. Tutte queste caratteristiche, tutti questi diritti, tutte queste questioni irrisolte nella gestione delle migrazioni, ma anche dell'accoglienza, sono ovviamente peggiorate con la pandemia, perché la pandemia si è inserita in un contesto che già non funzionava e che aveva difficoltà a dare risposte nel godimento dei diritti, a dare tutele alle persone. Molto spesso l'obiettivo securitario che invece si prefiggono le autorità valica il limite del lecito. Questo ovviamente succede quotidianamente nei centri di trattenimento per il rimpatrio, dove ovviamente le condizioni di salute, così come le condizioni igienico-sanitarie, sono estremamente basse e l'accesso alle cure all'interno degli stessi CPR è estremamente difficoltoso per le persone che sono trattenute all'interno, in violazione ovviamente di quelle che sono le direttive comunitarie, sia sulla direttiva accoglienza che sulla direttiva rimpatri, che tra l'altro l'Italia, in merito alla quale l'Italia ha una tristissima storia di recepimento di quella normativa, e
che non è stata recepita come doveva essere recepita e che ovviamente ha creato un aggravamento nelle condizioni di vita di chi è costretto ad essere trattenuto in un centro del genere. E la somma di tutto questo e quindi la risposta inadeguata è meramente dettata da questa politica di sicurezza che in realtà rappresenta un aspetto demagogico della materia, e poi il culmine è dato dalle navi quarantena. Il ministro Lamorgese aveva risposto a molte organizzazioni che ne avevano chiesto l'immediata chiusura, vuoi perché si tratta di un trattenimento che sarebbe illegale nel nostro paese, perché viola il principio dell'articolo 13 della Costituzione, non essendo stato disposto da nessuna autorità giudiziaria, e vuoi perché di fatto si tratta di uno strumento che lede moltissimo la condizione psichica, oltre che fisica, delle persone che sono rinchiuse all'interno delle navi quarantena. La ministra aveva risposto che si trattava di una misura necessaria nei confronti dei migranti appena sbarcati, e abbiamo la tristissima invece realtà che molto spesso sono dalle comunità territoriali, quindi dai territori, vengono prelevate persone e per le quali viene disposta la quarantena sulle navi, anche lì in violazione di tutta una serie di norme, di diritti fondamentali e di diritti che la comunità internazionale dovrebbe tutelare, che l'Italia dovrebbe recepire quali norme internazionali, e soprattutto in violazione anche delle norme europee, che non sono un faro di civiltà nella tutela dei diritti, ma che a volte in Italia lo diventano per l'inadeguatezza della normativa italiana. Io non voglio rubare tanto tempo, quindi forse l'ho fatta anche troppo lunga e cedo immediatamente la parola. Non si sente nulla. Scusate, adesso riuscite a sentirmi. Sì. Grazie, avvocata. Grazie molte. Il suo intervento è stato ricco di spunti. Mi limito soltanto a chiosare su alcuni passaggi. Innanzitutto, i limiti del sistema di accoglienza. Assolutamente d'accordo, diciamo che la destrutturazione del sistema di accoglienza, ed in particolar modo dello SPRAR, non ha giovato in tempi di pandemia, e non soltanto ha esposto a detrimento, diciamo, i diritti dei migranti, ma ha ostacolato la stessa azione amministrativa nella gestione dell'accoglienza, in particolar modo ingessando il turnover dei migranti all'interno delle stesse strutture, tanto che poi con il decreto rilancio, adottato proprio in decreto legge, è stato emanato proprio in occasione per far fronte ad alcune questioni poste dalla pandemia, si è derogato a quel sistema del doppio binario che vuole i richiedenti protezione internazionale all'interno di alcune strutture, i titolari di protezione internazionale all'interno di altre strutture. Un'altra chiosa, se mi consentite, rispetto al problema securitario, alle navi quarantena, lì diciamo lo studioso del diritto dell'immigrazione ha in un certo senso ha sempre il sospetto che ci sia che ci sia un pretesto, il tentativo di esercitare una nuova torsione securitaria, ma lì andrebbero comprese bene quali sono le misure strettamente necessarie per garantire la tutela della salute pubblica, quali invece sono delle misure che sono necessarie, che sono sproporzionate e che nascondono, per così dire, degli intenti anche discriminatori. Lo stesso problema si è posto anche oltreoceano, si è posto in particolar modo negli Stati Uniti, magari
In un successivo passaggio ritornerò sul punto perché il parallelo mi pare interessante. Ma continuando nella nostra discussione, utilizzando questo metodo per così dire discendente che va dalle politiche europee alle politiche nazionali, io passerei la parola al professor Paolo Morozzo Della Rocca per approfondire ancora di più la risposta italiana alla gestione migratoria nell'ambito della crisi pandemica. Grazie. Grazie. Si sente, vero? Bene. Ma il tema mi sembra sia la pandemia è una grande sfida, è un periodo drammatico, è una catastrofe anche in termini di vite umane, in termini di rapporti economici, ma tutto questo è sofferto da tutti, evidentemente è sofferto soprattutto dalle persone che hanno un di più di rischio, di marginalità e di fragilità. Il grande mondo dell'immigrazione condivide questo rischio, perché la sicurezza del percorso migratorio è sempre relativa, perché dipende dal mantenimento del permesso di soggiorno, dipende dal mantenimento del rapporto di lavoro, non ci sono i paracadute sociali, gli ammortizzatori sociali più ovvi che caratterizzano altri, come il sostegno familiare, una rete familiare ampia e via dicendo. Quindi io partirei da questa considerazione e direi anche che tutto questo si innesta in un periodo, quello diciamo del Conte bis e poi successivamente quello del governo Draghi, in cui forse la capacità di risposta a livello normativo, pur con tutti i limiti e anche con le critiche che si possono fare, ha comunque cambiato una prospettiva. Diciamo che il decreto Lamorgese, con tutti i suoi limiti, è nella direzione opposta del decreto legge che nell'ottobre del 2018 ha creato una serie di difficoltà e di cortocircuiti politico-amministrativi. Penso per esempio all'ingresso nell'irregolarità di forse di più di 100.000 stranieri che avevano una posizione di soggiorno regolare e che avrebbero avuto bisogno forse di un percorso, ecco, di consolidamento della loro presenza in Italia in termini di regolarità. Queste politiche che fondamentalmente urlano ma non riescono mai a risolvere i problemi. Anzi, forse nella non soluzione dei problemi trovano, come dire, il vantaggio per poter continuare a urlare. Ecco. Ora, io direi, proprio dal punto di vista normativo e pensando alla normativa sulla pandemia, ma anche a una normativa a fianco di quella della pandemia, il decreto Lamorgese nel dicembre 2020 in realtà è intervenuto anche su dimensioni di carattere strutturale, non solo congiunturale. Pensiamo all'introduzione del permesso per protezione speciale, pensiamo a una serie di altre cose come misure volte in qualche modo a facilitare la solidificazione del permesso di soggiorno, per esempio attraverso la sua convertibilità quando lo straniero che perde un motivo di soggiorno è in grado però di agganciare un altro lecito motivo di soggiorno, no? Pensiamo per esempio al soggiorno da assistenza minore al lavoro, per esempio, ecco. Ma io direi, faccio una prima osservazione, che è questa. Noi abbiamo avuto dei segnali normativi, a mio parere, certamente molto criticabili, per carità, come ogni cosa, e particolarmente in questo periodo, però con dei segnali normativi positivi o moderatamente positivi e tuttavia che hanno manifestato una debolezza di sistema, e la debolezza di sistema è lo scarso grado con cui questi provvedimenti sono conosciuti, perché davvero sono mal conosciuti, cioè l'amministrazione che dovrebbe attuarli a volte si ha la sensazione che nemmeno conosca queste norme,
che le ha fraintese, a volte forse non le ha lette, a volte forse non ne ha avuto proprio notizia, e quindi credo che questo suscita un problema. La debolezza nella politica migratoria rispetto alla pandemia oggi è stata una debolezza distribuita in parte sul livello normativo, ma forse molto di più sul livello amministrativo dirigenziale. Io credo che questo è un problema, perché a volte l'amministrazione sembra andare contro un quadro normativo magari male abbozzato dal legislatore, perché poi la responsabilità politica di chi fa le norme è anche quella di renderle effettivamente cogenti. E a volte lo scarso coraggio del legislatore sta proprio in questo, nel non rendere, cioè nell'abbozzare senza completamente configurare la norma perché possa vivere. Questo mi sembra che è un problema che sul tema immigrazione e pandemia abbiamo vissuto moltissimo. Fatta questa premessa, provo a fare degli esempi per dimostrare questo che ho cercato ora di dire. Pensiamo per esempio al fatto che con una serie di decretazioni, le decretazioni dell'emergenza Covid, i permessi di soggiorno in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 in poi sono stati tutti prorogati fino al 30 aprile. Norma giustissima. La critica che si può fare a questa norma forse è di essere troppo poco, ma non certo di essere sbagliata, perché in questo periodo la perdita di reddito, le difficoltà degli uffici di gestire le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno. Pensate a questure che non ricevevano più o che hanno ripreso a ricevere in modo molto cadenzato e lento, e ugualmente le prefetture, ma questo vale per tutte le amministrazioni di questo periodo. Quindi avere in qualche modo prorogato la validità dei permessi di soggiorno è servito a dare respiro ai funzionari della pubblica amministrazione, che altrimenti non avrebbero potuto dare le risposte per tempo agli utenti, ma è servito anche agli utenti, che hanno avuto tempo per reagire quando hanno potuto, con un minimo di resilienza, a una pandemia che è stata drammatica. Pensate a tutti i lavoratori della ristorazione, a tutti i lavoratori, cioè un disastro, l'abbassamento della produttività complessivo per lo straniero e per l'italiano provocano un impoverimento, ma per lo straniero provocano in più il fatto che perde il requisito di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno. Questo anche è un problema, perché la normativa della pandemia non ha ancora affrontato questo problema che noi avremo nel corso del 2022. Cosa faremo degli stranieri presenti in Italia regolarmente per lavoro che si presenteranno all'appuntamento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro non riuscendo a riempire il requisito di reddito da lavoro minimo per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, così come previsto dalle norme introdotte nel 2002 e tuttora in vigore? Va bene, questo è un problema che ancora nessuno ha affrontato, che andrà affrontato. Però già questa proroga del rinnovo, cioè questa proroga dei permessi di soggiorno al 30 aprile, utile, piccola norma utile, però io ne constato drammaticamente la inconsapevolezza amministrativa. Io ho avuto in queste ultime settimane due stranieri lungo soggiornanti di fatto, ma con permessi di soggiorno in scadenza, questi permessi di soggiorno rinnovati da tanto tempo, senza riuscire ad acquisire il soggiorno permanente per il quale occorre dimostrare idoneità alloggiativa, un requisito di reddito stabile, eccetera. Nel caso di specie, due stranieri assistiti perché titolari di un assegno di invalidità totale, quindi titolari di pensione, va bene? L'INPS ha sospeso la pensione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno a stranieri che hanno il permesso di soggiorno che per legge è prorogato fino al 30 aprile, quindi non si capisce come mai hanno sospeso l'erogazione di una pensione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno a persone la cui legge ha rinnovato il permesso di soggiorno fino al 30 aprile. È un piccolo esempio.
che poi fa da padano al fatto che quando questa vicenda è stata segnalata con esposti, con qualche intervento a stampa, l'INPS ha fatto, ma il 2 aprile, una circolare in cui avvisava le sedi che i permessi di soggiorno erano stati tutti prorogati fino al 30 aprile. Cioè, voglio dire, la circolare è arrivata 28 giorni prima, scusate, il 2 marzo, scusate, il 2 aprile, il 2 marzo. Ora, quindi poco prima che, diciamo, quando ancora questa circolare era utile, ma quando ancora l'ignoranza della norma aveva già fatto molti danni. Mi rendo conto che non sto parlando facendo un quadro analitico sistematico, ma credo che a volte gli esempi servano. E l'altro grande tema che ha caratterizzato questo periodo di pandemia è la regolarizzazione. Allora, la regolarizzazione è stata una regolarizzazione che alcuni avrebbero voluto più ampia, senz'altro avevano ragione, ma io direi che questa regolarizzazione di 207.000 e più persone, quindi una cifra maggiore di quella che è stata raggiunta con la regolarizzazione del 2012, regolarizzazione fin troppo in là nel tempo, perché di regolarizzazioni o individuali o non individuali c'è bisogno in un paese che soffre permanentemente di una presenza di immigrati irregolari e quindi esposti a molti pericoli, ma anche se stessi costituenti poi alla fine un problema di sicurezza, di pacifica convivenza, ecco. Cioè il permesso di soggiorno aiuta tutti, aiuta loro, ma il fatto che loro lo abbiano aiuta il noi che non appartiene a loro, ecco, non pensiamo che i nostri destini possano essere dissociati. Ora, la regolarizzazione è, secondo me, emblematica di questo tema che io ponevo all'inizio. La regolarizzazione è stato un provvedimento, con tutti i suoi limiti, coraggioso. Iniziamo col dire che in Europa non ci sono altri paesi che in questo periodo hanno fatto regolarizzazioni, se non nel senso di una limitata proroga o stabilizzazione di un soggiorno, di un'autorizzazione a soggiorno provvisorio, come fatto in Portogallo, per esempio, no? Ma nessun paese ha deciso di cogliere il tempo della pandemia come una ragione e un'occasione per un programma di regolarizzazione che veramente ha avuto il suo coraggio. Nel coraggio la paura, questo è il problema. Cioè nel coraggio, diciamo, nell'osare di fare questo, non lo si è fatto con il coraggio dovuto, che avrebbe dato coerenza all'atto normativo. Allora questa regolarizzazione che cos'è? È una regolarizzazione in cui noi abbiamo chiesto ai lavoratori di emergere, ai datori di lavoro di far emergere, o molto più massicciamente di offrire un contratto di lavoro. Poi però abbiamo chiesto che i lavoratori avessero la disponibilità di un alloggio idoneo, quindi di un alloggio al quale sia possibile connettere un certificato di idoneità alloggiativa. Ma dico io, ma un signore che emerge come colf o come bracciante dopo 2, 3, 4, 5 anni di irregolarità, ma dove lo trova il certificato di idoneità alloggiativa? Ma noi pensiamo che dopo aver fatto una regolarizzazione partita a giugno, quando verranno convocati in prefettura e ci vorranno ancora altri 5-6 mesi, noi potremmo dirgli: guarda, ormai sono 8 mesi che lavori regolarmente, però noi non ti diamo il permesso di soggiorno perché non hai trovato un alloggio dotato di certificazione di idoneità alloggiativa. Ecco, questi sono i paradossi. Questo è il paradosso dato dovuto alla mancanza di una coerenza nel approntare un disegno normativo in sé giusto e direi anche coraggioso, anche un po' unico per certi versi nel quadro europeo. Ecco, la regolarizzazione doveva durare un tempo breve, doveva durare 2-3 mesi, le prefetture avrebbero dovuto, con qualche ingegnosità, credo complessa, perché le prefetture erano già in debito di risorse umane e di possibilità di dare appuntamenti, data la pandemia, allora si sarebbe potuto creare un meccanismo di snellimento della regolarizzazione.
questa regolarizzazione rischia di fallire per i suoi tempi lunghi, più che altro per i suoi tempi lunghi. Un lavoratore che è stato assunto da un anziano a giugno, che ha lavorato con questo anziano 4 mesi, poi magari l'anziano è stato ricoverato in ospedale, qualcuno è morto, purtroppo non pochi, questo lavoratore ha perso il lavoro, un altro lavoratore è stato assunto come colf, dopo 3 mesi il datore di lavoro gli ha fatto un avance e lei se n'è andata, è stata licenziata. Ora, tutte queste persone stanno di nuovo senza lavoro in attesa di una regolarizzazione che arriverà fra mesi. Magari non stanno senza lavoro, magari stanno lavorando in nero, ma noi abbiamo il paradosso di lavoratori che si sono regolarizzati facendo emergere o assumendo un lavoro regolare e che ora stiamo costringendo a lavorare in nero per chissà quanti altri mesi. Ecco, tutto questo mi sembra che ci chiama a una riflessione, e la riflessione è rendere il nostro paese un paese capace di fare le sue politiche, dal cappello ai piedi, per così dire. E mi sembra che purtroppo il tema della regolarizzazione, pur diciamo nell'oggettivo, diciamo, io la regolarizzazione l'avrei fatta in tutt'altro modo, senz'altro se nella mia presunzione penserei che il mio disegno di regolarizzazione sarebbe stato enormemente meglio di quello che è stato poi effettivamente disegnato dal legislatore. Diamo però atto che una qualche dose di coraggio il legislatore l'ha avuta, un coraggio limitatissimo, ma un coraggio. Il problema oggi è fare in modo che le cose funzionino, diciamo, in quel lungo spazio che va dal cappello ai piedi, ecco. Si potrebbe fare molto, si potrebbe fare molto. Si pensi solo al fatto che i lavoratori che hanno fatto la regolarizzazione a giugno, spesso i datori di lavoro non sono riusciti a pagarli se non in contanti, in un paese dove il pagamento in contanti è previsto solo per le colf sostanzialmente, perché nel resto dei rapporti di lavoro il pagamento in contanti è vietato, ma forse pagare in contanti è anche un problema. Insomma, se io credo che oggi la sfida della pandemia sia una sfida sistemica, è chiaro che la pandemia mette in crisi tutte le amministrazioni, però ci vorrebbe uno sforzo di gran lunga più alto perché le amministrazioni possano funzionare facendo fronte alla pandemia. Da una parte noi abbiamo diciamo tentativi, disegni, dall'altra parte abbiamo il problema di riuscire a imparare come si lavora in una situazione di pandemia, e forse abbiamo bisogno anche di imparare in assoluto come si lavora con un'idea per cui quando l'amministrazione è efficiente sono soprattutto le persone più fragili che ne traggono vantaggio, e la funzione dell'amministrazione è consentire che della loro attività possano trarre vantaggio proprio gli ultimi tra gli utenti, diciamo, quelli, si potrebbe dire, con forse anche quelli che in una logica elitaria conterebbero di meno. Grazie. Grazie, grazie professore. Io direi che facendo dialogare i due interventi, possiamo soffermarci sulla continuità e sulla discontinuità delle politiche migratorie. A me pare che mentre l'avvocata Pesce si soffermi più sulle continuità, stigmatizzi più le continuità di due azioni di governo, almeno sulla carta molto diverse, invece il professor Morozzo Della Rocca sottolinei le discontinuità, e io credo che sia importante cogliere entrambi, continuità e discontinuità, perché se è vero, come diceva l'avvocata, che c'è sempre quella tendenza da parte, diciamo, dell'amministrazione italiana, del governo italiano, ma non solo, probabilmente europeo, alla securitizzazione dei confini, che in parte è anche comprensibile. È anche vero quello che dice il professor, è indiscutibile secondo me, quello che dice il professor Morozzo Della Rocca, laddove evidenzia che il decreto Lamorgese in ogni caso non può essere in tutto e per tutto paragonato
ai vecchi DL Sicurezza, ai DL Salvini in una visione di continuità, ma contiene anche degli importanti momenti di discontinuità. Il problema, e qua ancora una volta il professor Morozzella Rocca ci aiuta a focalizzarlo, il problema è se l'intervento, diciamo, del governo, l'intervento legislativo poi venga vanificato a livello di azione amministrativa. Ma da questo punto di vista io direi che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo dei problemi vecchi e ordinari in condizioni nuove e straordinarie. Abbiamo il problema dell'inefficienza dell'azione amministrativa a fronte di una pandemia come tale situazione straordinaria e inaspettata. Ma la stessa riflessione si può ampliare non soltanto all'ambito del diritto all'immigrazione, ma penso agli studiosi del diritto della sanità, penso anche a chi invece si sofferma sul funzionamento dei trasporti pubblici. Questa crisi ha messo in mostra tutti i limiti dell'azione amministrativa nostrana. E da questo punto di vista non può essere sottovalutata l'azione amministrativa, perché talvolta può essere determinante tanto quanto quella legislativa. Prima abbiamo parlato di accoglienza. Intervenire sull'accoglienza cercando di ripristinare lo SPRAR, seppure sotto un'altra etichetta, ha un valore relativo se non si accompagna un'azione di questo tipo con l'adozione, ad esempio, di nuovi capitolati d'appalto. E mi pare di capire in una breve ricerca che ho appena fatto che proprio lo scorso febbraio, il 21 febbraio, è stato pubblicato un nuovo capitolato d'appalto. Quindi discontinuità da questo punto di vista non soltanto sul piano legislativo, ma mi pare anche amministrativo. Vi rubo altri due minuti soltanto per dirvi che il problema della continuità e della discontinuità si pone non soltanto nel nostro paese, ma si è posto, come vi anticipavo prima, anche nell'ambito della politica degli Stati Uniti d'America, in particolar modo. Negli ultimi giorni Biden è stato accusato proprio di continuità rispetto alle politiche migratorie di Trump. Nell'ambito, ancora una volta, della gestione della pandemia. Anche Biden, infatti, si avvale del titolo 42, che poggia su una normativa di pubblica sanità del 44, per tenere fuori i migranti, o comunque per attribuire ampissima discrezionalità alle guardie di frontiera nell'acquisizione delle richieste di protezione internazionale. Si parla nell'ultimo anno, solo nel 2020, di 530.000 migranti espulsi, l'80% di quelli entrati nel territorio americano, e di 120, ho detto 120 e non 120.000, 120 migranti, meno dell'1%, che hanno potuto procedere alla richiesta di protezione internazionale. Anche lì si pone un problema di continuità delle politiche, e si pone soprattutto la tendenza a valorizzare la pandemia per mantenere, un certo controllo ai confini, spregio della tutela dei diritti fondamentali. Tutto sommato, in Europa direi, ecco, ce la passiamo senz'altro meglio. A questo punto io chiederei a Cristiana, ecco, se ci sono delle domande, credo di sì. Marco Zecchinelli fa una considerazione. Forse gli altri paesi europei non hanno dovuto sfruttare la pandemia per regolarizzare, perché gestiscono con maggiore puntualità i flussi, tenendo presente che, a parte Grecia e Spagna, nessuno paese di primo ingresso ha numeri paragonabili ai nostri, mi pare. Mi soffermerei innanzitutto su questa, leggerei tutte le domande e poi vi rivolgerei di nuovo la parola. È corretto dire che eh, in,
Mediterraneo non è più l'epicentro dei processi migratori che interessano l'Europa, almeno in termini statistici. È di certo una frontiera sensibile per l'intreccio con altri fenomeni, come la turbolenza politica, le minacce terroristiche e l'arrivo di persone in cerca d'asilo. Ma la gravità e l'urgenza delle sfide che si pongono in questi ambiti non vanno confuse con la rilevanza quantitativa degli spostamenti dove la sponda sud del Mediterraneo ha perso terreno. Questo ce lo chiede Loredana Cantarini. Tiziana Pasquini invece chiede se il nuovo sistema per le migrazioni e l'asilo proposto dalla Commissione europea, credo che faccia riferimento al patto europeo, intende introdurre un nuovo sistema di contributi flessibile e rendere la solidarietà obbligatoria quando gli stati più esposti si trovano sotto pressione. La proposta intende anche aprire più canali di migrazione irregolare, legali, facilitare la cooperazione con i paesi terzi e assicurare un sistema di trattamento delle richieste di asilo delle frontiere più rapido che includa i rimpatri per i richiedenti. Non so come continua, ma è una considerazione che ancora una volta rivolgo ai nostri relatori. Caterina, credo si riferisse ai rimpatri volontari, le procedure di rimpatrio volontario, immagino. D'accordo. Grazie. Caterina Navac invece ci chiede, tra le misure di accoglienza ai migranti poste in essere durante la pandemia, anche l'introduzione a cura del DL34 del 2020 della possibilità di emersione del lavoro irregolare in agricoltura, pensata all'ex ministro delle politiche agricole per gli stranieri presenti durante l'estate. Le domande di regolarizzazione presentate dal 1 giugno al 15 agosto del 2020 ad oggi 24 marzo sono ancora in fase di esame. Sì, direi di fermarci un attimo qui con le domande. Sono ancora in fase di esame, aggiungo soltanto che in base ad un recente studio soltanto lo 0,7% delle richieste è stato di regolarizzazione è stato soddisfatto. Mi taccio e rivolgo di nuovo la parola ai nostri relatori, partendo dal professor Morozzella Rocca. Dunque, io direi l'Italia ha dovuto sfruttare la pandemia per fare la regolarizzazione, io non la metterei così. Per due ragioni. La prima è che fare una regolarizzazione durante la pandemia è paradossale, nel senso che se c'è un momento in cui è difficile fare una regolarizzazione è farlo durante una pandemia, perché abbiamo questure, prefetture che sostanzialmente fanno fatica a reagire, perché ogni amministrazione coinvolta ha resistito. Noi abbiamo assistito a una fortissima resistenza di tutte le amministrazioni nel lavorare la regolarizzazione. E questo in parte è dovuto però a un dato oggettivo, e cioè che durante la pandemia far lavorare le amministrazioni è stato più difficile in ogni settore, non solamente nel settore degli interni o del lavoro, diciamo, no? Quindi credo che se la regolarizzazione si fosse fatta prima della pandemia sarebbe stato decisamente meglio. Perché lo si è fatto durante la pandemia? Perché si è giustamente colto un problema, e cioè che nell'irregolarità del soggiorno si annidava un ulteriore rischio sanitario. Certo, poi questa regolarizzazione è stata incoerente con il motivo che l'ha fondata, perché non si capisce perché il rischio sanitario lo dobbiamo risolvere per le colf, le badanti e i braccianti, e non dobbiamo risolverlo, per esempio, per altri lavoratori. Ecco, quindi questo avrebbe forse richiesto una regolarizzazione più ampia. Ma tutto in Italia è oggetto non di un ragionamento cartesiano, ma di una dura negoziazione politica. E la regolarizzazione è stato anche il frutto di questa dura negoziazione politica, che vedeva per esempio all'interno del Conte Bis una buona parte dei 5 Stelle contrari alla regolarizzazione e un Partito Democratico abbastanza favorevole, ma non in modo assolutamente unanime. Ecco. Quindi le forze si sono mosse così. Ecco. Poi direi gli altri paesi non hanno avuto bisogno di fare la regolarizzazione. Mi sembra che qui c'è un giudizio troppo generoso verso gli altri paesi. È vero, in alcuni paesi europei esistono dei meccanismi di regolarizzazione individuale
che evita lo shock e lo stress anche amministrativo di un provvedimento collettivo. Però sono meccanismi di regolarizzazione individuali quasi sempre insufficienti. Il problema è che poi l'irregolarità in altri paesi, anche se è più nascosta sotto il tappeto, forse esiste, è un problema, e anche lì è un problema lasciarlo insoluto. Ecco, la irregolarità, secondo studi diffusi, caratterizza praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea. Ora, il fatto che alcuni paesi rimangano, sordi al problema non significa che il problema non esista. Quindi, ecco, questo. Poi c'era un accenno al fatto, certo, la regolarizzazione sta durando enormemente troppo e durerà troppo. Poi va anche detto che la regolarizzazione in agricoltura è fallita, perché nonostante il fatto che il propositore politico più illustre di questa regolarizzazione sia stata la ministra Bellanova, quindi a partire dall'agricoltura, tuttavia è proprio l'agricoltura che ha visto fallire di più la regolarizzazione, perché le regole di regolarizzazione applicate ai braccianti sono state la parte più irrealistica e più naif di tutto il provvedimento, e anche la più dura, perché una cosa è chiedere 500 euro per un lavoro stabile destinato a prolungarsi nel tempo in una famiglia con uno stipendio, di un certo livello, va bene? Livello basso, ma comunque è lo stipendio di un contratto collettivo nazionale abbastanza tranquillo. Altra cosa è chiedere 500 euro per la regolarizzazione di lavoratori che lavorano qua e là per brevi periodi. Quindi il datore di lavoro o il lavoratore per lui che deve pagare 500 euro li paga per quale lavoro? Per un lavoro che dura 30 giorni, 20 giorni, 25 giorni, 12 giorni, per poi passare a un altro. Quindi la verità è che le regole sulla regolarizzazione, che sono partite dallo slogan di regolarizziamo i braccianti, una sola cosa hanno fatto: non si sono rivolte ai braccianti. Questo effettivamente è stato il vero baco della regolarizzazione. Lo vediamo nei numeri, perché poi 90% e più dei regolarizzandi non sono in agricoltura. Ecco. E però questo non vuol dire che in agricoltura non c'è il bracciantato irregolare. C'è e rimane, insieme a molti altri fenomeni poco commendevoli, come i finti lavoratori che si iscrivono sulle 51 giornate lavorative per poi prendere fondi, contributi, INPS e via dicendo. Ma io direi che forse è questo che mi andava soprattutto di più, sottolineare delle domande, poi penso che devo lasciare spazio per le altre domande che forse competono di più all'avvocato, ecco. Sì, lascerei la parola immediatamente all'avvocata Francesca Pesce. Sì, allora, intanto ovviamente come premessa a ciò che si diceva all'inizio, prima di presentazione delle domande, è ovvio che il decreto Lamorgese ha qualche merito, se non fosse perché qualsiasi cosa dopo il decreto sicurezza può avere meriti, era abbastanza facile avere dei meriti dopo il decreto sicurezza, fermo restando che se poi ci sono limiti nell'applicazione della norma, lo faceva presente anche il professore, di fatto il problema resta, perché non serve a nulla una norma che poi ha grandissime difficoltà nel trovare accoglienza sia da parte delle istituzioni che ovviamente dovrebbero e provvedere, sia in termini proprio di fruibilità del diritto. Per quanto riguarda le domande, ovviamente io intervengo soprattutto sulla questione del patto immigrazione asilo, poi perché sono abituata a ragionare in termini europei e secondo me in materia di immigrazione il ragionamento comunitario è l'unico che dovrebbe realmente
avere la strada più ampia, anche rispetto alle esigenze nazionali. Tra l'altro questo non è solo il mio modo di vedere, ma molto spesso è il punto che ha rispecchiato anche l'indirizzo della Corte di Giustizia europea nel sanzionare determinati stati che hanno ristretto le norme rispetto con, nel recepimento delle normative comunitarie, ovviamente hanno dato un indirizzo molto più inclusivo e non inclusivo alla norma nazionale. E per quanto riguarda il nuovo patto immigrazione asilo che è stato depositato il 23 settembre dalla Commissione europea e che ovviamente è ancora in discussione e quindi ovviamente dovrà essere votato dal Parlamento e dal Consiglio, e ci auguriamo che possano essere recepiti alcuni punti migliorativi, resta fermo che in relazione al nuovo sistema di contributi flessibili per rendere la solidarietà obbligatoria tra gli stati più esposti che si trovano sotto pressione, e il patto ovviamente prevede un sistema di solidarietà facoltativa e il proposto sistema di contributi flessibili agli stati che partecipano nella solidarietà distributiva dei migranti non esiste, perché in realtà il principio di solidarietà che esprime il patto riguarda unicamente i rimpatri, e questa è una grandissima pecca, un enorme limite del patto stesso, perché imposta la solidarietà agli stati non tanto nel sistema di accoglienza, che resta ovviamente alla mercé della volontà politica di ciascuno stato, quindi ancora non riesce a trovare piena applicazione l'articolo 80 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, ma la solidarietà è richiesta facoltativa in relazione ai rimpatri. E la proposta, almeno quella depositata, quindi non sappiamo poi che cosa sarà, quale sarà la forma del il contenuto soprattutto della norma finale, la proposta non prevede vie d'accesso legali, quindi i cosiddetti corridoi umanitari restano praticati soprattutto dalle organizzazioni non governative e non dagli stati, e ci fanno veramente in minima parte, comunque non attraverso il patto immigrazione asilo, perché questo non è previsto, e la legge sulla cooperazione con i paesi terzi, le norme contenute nel patto sulla cooperazione dei paesi terzi, anche qui riguardano rapporti, partnership win-to-win con i paesi che sono già oggetto di esternalizzazione delle frontiere, quindi riguardano il trattenimento e non la gestione del flusso o l'accesso a canali legali d'ingresso, ma unicamente il trattenimento dei migranti e quindi la gestione esterna delle frontiere europee presso questi paesi, con la proposta ovviamente di implementare la lista di questi paesi. Dopodiché il Mediterraneo non è passato di moda come luogo come frontiera europea. È ovvio che i flussi migratori rispondono anche alle necessità ambientali, quindi come spesso accade durante l'inverno, il Mediterraneo vede un minor flusso di attraversamento delle frontiere, e non pari a zero, perché ogni giorno registriamo casi di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo, imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, naufragi avvenuti anche durante l'inverno, ma sono ovviamente un numero minore. Durante l'inverno risalta di più agli occhi l'idea dell'attraversamento delle frontiere che riguardano invece la rotta balcanica, ma è connaturato all'idea e alla necessità ovviamente di seguire anche i flussi delle stagioni e quindi il limite dettato dalla stagionalità del momento.
Ovviamente, fermo restando che il Mediterraneo rimane centrale, un nodo centrale nella nell'attraversamento delle frontiere, e è anche vero che la permanenza e quindi i numeri a cui faceva riferimento Marco, mi pare, dei migranti presenti nei paesi frontalieri, quindi quelli costieri che affacciano sul Mediterraneo, Italia, Grecia, Spagna, hanno sì numeri diversi rispetto a quelli degli altri paesi, ma è anche vero che nessuna proposta attualmente riguarda la cancellazione dei vincoli imposti dal regolamento di Dublino. Le modifiche proposte al regolamento di Dublino vanno in una direzione diversa rispetto a quelle che dovrebbero essere. Si era detto che il regolamento di Dublino doveva cancellare il vincolo del paese di primo approdo, questo non succede, e tra l'altro le modifiche proposte al regolamento di Dublino non riguardano neanche la gestione delle unità centrali di Dublino dei vari stati, che ovviamente è anche quella una gestione estremamente fallimentare, non fosse altro perché la condizione giuridica dei dublinati è una condizione di oblio e di limbo molto lungo nel tempo, e quindi un'incertezza sullo status giuridico è sicuramente una mancanza di accesso ai diritti. Grazie. Rimanendo in tema, centralità del Mediterraneo, sempre Caterina Navac chiedeva prima a che punto siamo con gli sbarchi, la pongo così, quali sono i numeri degli sbarchi. Siamo in aumento rispetto allo stesso periodo lo scorso anno, abbiamo circa un 30% in più di arrivi sulle coste italiane. Questo mi consente di fare un breve passaggio e alcune considerazioni sul patto delle migrazioni. Sono d'accordo che non è sufficiente la facoltatività nell'ambito della collaborazione sui ricollocamenti dei migranti, sulle cosiddette quote obbligatorie. È altrettanto vero che la politica arriva dove può arrivare, ma che dove non arriva la politica a volte arriva il diritto. Non possiamo sottovalutare l'impatto della Corte di Giustizia europea, che ha già avuto modo di premere, diciamo, proprio in quella direzione, chiedendo di rispettare gli accordi. Quando noi parliamo di Unione Europea parliamo di un complesso che non si esaurisce nella mera relazione intergovernativa, ma che ha alle sue spalle una struttura che fa progredire anche nelle direzioni che sembrerebbero isperate. Facoltatività di collaborazione nei rimpatri. In primo luogo, i rimpatri non vanno necessariamente stigmatizzati. I rimpatri sono uno strumento necessario di gestione dell'immigrazione, io credo. Credo che sicuramente vadano bilanciati con il rispetto dei diritti umani. Rispetto al tema della facoltatività della collaborazione, non mi aspetto un successo. Sui rimpatri si giocano delle partite di geopolitica molto complessi. L'idea di più paesi che collaborano anche all'interno della stessa Unione Europea nell'ambito di scenari di politica estera molto diversi tra loro non lo trovo ad oggi realizzabile. Un ultimo punto, i canali legali di accesso probabilmente sono la vera esternalizzazione, l'esternalizzazione che tutti vorremmo, proprio quella di garantire a chi ne ha il diritto di entrare in Europa senza rischiare la vita. C'è un'ultima domanda che prima posso dire soltanto una cosa sulla questione dei rimpatri, aggiungo proprio lapidaria, velocissima. Verissimo che i rimpatri non sono da stigmatizzare. Da stigmatizzare è come gli stati rispondono alla necessità, che sia il rimpatrio obbligatorio, che sia il rimpatrio volontario. Su questo l'Italia, nella legge di in quel
non so come definirlo giuridicamente. Comunque, in quella tristissima epopea che ha riguardato il recepimento della direttiva comunitaria sui rimpatri, in realtà ha dimenticato di recepire proprio la questione dei rimpatri volontari, che era il nodo centrale della normativa europea. Quel decreto legge fatto in fretta e furia a seguito della vergognosissima sentenza El Didri che è stata emessa dalla Corte di Giustizia europea, ovviamente ha recepito in peius la normativa europea violandola, quindi non era bastato essere stati condannati con la sentenza El Didri, siamo riusciti a fare peggio del non avere una normativa sui rimpatri, del non avere recepito la normativa europea sui rimpatri, siamo riusciti a far peggio, cioè recepirla senza recepire quelli che erano i nodi cruciali della normativa europea, come il rimpatrio volontario. Oggi in Italia riuscire a provvedere e riuscire ad ottenere un rimpatrio volontario, che resta meramente facoltativo e molto spesso dimenticato dalle istituzioni, è roba complicata. Io ho un caso di un cittadino nigeriano che è stato purtroppo vittima di un gravissimo incidente, è immobilizzato nel letto presso una struttura sanitaria della zona e non riesce ad ottenere il rimpatrio volontario. Cioè, stiamo provando attraverso il ministero, attraverso la prefettura, attraverso lo Stato ci ha risposto che non è previsto il rimpatrio volontario. Cioè, ecco, allora, io sono d'accordo nel non voler stigmatizzare nulla, nel cercare di cogliere gli elementi di discontinuità, nel cercare di leggere il buono delle cose, però poi la pratica, forse tutta questa speranza e tutto questo ottimismo lo fa perdere, perché al di là, è vero, esistono le norme, però se le questure, le prefetture, piuttosto che lo stesso ministero, piuttosto che gli enti territoriali, le ASL, le ASP, rifiutano di applicarle o fanno muro per applicarle, l'esistenza di quella norma serve veramente a poco. Quindi sulla questione dei rimpatri non è uno stigmatizzare i rimpatri, il criticare quel pilastro del patto immigrazione asilo, quanto piuttosto stigmatizzare ciò che lo Stato vede nel rimpatrio, che dovrebbe essere letto in maniera completamente diversa. Sì, i rimpatri volontari sono probabilmente allo Stato l'unica soluzione possibile, anche perché quelli forzati non funzionano. È anche vero che anche per i rimpatri volontari bisogna raggiungere degli accordi con i paesi di provenienza, altrimenti si incappa in quelle lungaggini burocratiche che non consentono il rimpatrio volontario anche di chi lo volesse. Però quando il Ministero degli Affari Esteri mi fa una lista di paesi sicuri, io mi aspetto che parallelamente mi faccia anche gli accordi per i rimpatri con i paesi contenuti nel decreto che li ritiene sicuri. Me lo aspetterei anch'io, ma purtroppo non possiamo far altro che aspettare. A questo punto c'era un'altra domanda che mi sono perso, ma il tempo stringe e quindi io chiederei a Cristiana di intervenire. Ringrazio i relatori per gli splendidi spunti di riflessione, anche per il bel confronto che si è svolto tra le righe di questo nostro evento. E chiederei a Cristiana di intervenire perché probabilmente dobbiamo pubblicizzare, se mi consentite questa parola, questo termine, un evento che viene organizzato anche dal Master, in collaborazione anche con il Master. Io lo pubblicizzerei volentieri, ma non so esattamente cosa pubblicizzare. Quindi aspettiamo Cristiana.
Va bene, tanto mi hanno detto che si può tagliare, quindi questi tempi morti eventualmente possiamo anche. Credo che abbia qualche difficoltà. Vediamo se arriva. Perdonate, credo di avervi per un attimo lasciato e chiedo scusa. Non so dove si è interrotto il mio brevissimo intervento di chiusura. Ah, Credo che non sia mai partito, quindi non c'è proprio un perfetto. problema. Bene, allora, innanzitutto ecco, vi ringrazio per questo scambio, diciamo, estremamente proficuo e ricco non solo di spunti di riflessione, ma di veri e propri contenuti formativi rispetto ad un tema che, diciamo, i più apprendono, insomma, dalle cronache, dalle esperienze anche in ipotesi lavorative nelle pubbliche amministrazioni o nelle professioni che hanno una qualche afferenza con il tema delle migrazioni, ma che dal punto di vista dell'analisi richiede, insomma, competenze specialistiche che sono molto lieta del fatto che oggi siano state condivise da parte vostra con i nostri associati. E un ultimo minuto per segnalare che, diciamo, insomma, l'interesse del Master e dell'associazione per questo tema ha oggi una sua forma visibile in un volume che è stato di recente pubblicato dal titolo Migrazioni e vulnerabilità, la rotta del Mediterraneo centrale, che raccoglie gli atti del secondo doctoral colloquium dell'Accademia Diritto e Migrazioni che si svolse a Macerata il 5 e il 6 dicembre 2019. E insomma ringrazio ecco con l'occasione ADIM di cui Flavio Valerio Virzì è parte attiva, colonna portante insieme al professor Mario Savino che salutiamo e chiaramente insomma invito tutti a, ecco, a continuare se vorrete a commentare questo video che resterà e ad inviarci eventuali quesiti per continuare, chissà, nel futuro a dialogare con i nostri ospiti. Grazie ancora, grazie Avvocato Francesca Pesce, grazie Professor Morozzo Della Rocca e grazie Dottor Flavio Valerio Virzì e arrivederci ad un prossimo aperitivo. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci e grazie. Grazie a voi, Saluto. grazie professore, grazie Cristiana e il dottor Virzì. È stato un piacere. Grazie, salutiamo anche il professor Gnes che ho visto ci ha raggiunti nel corso della diretta, il professor Gnesco, direttore del master, anche lui molto sensibile rispetto ai temi di cui abbiamo dibattuto oggi, quindi grazie ancora e chiaramente grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questo breve dibattito.